Sono molto contento di venire qui per continuare a parlare di sirene. Mi sono accorto che quando si comincia a studiare le sirene si diventa sirenologi per mestiere, cioè ormai non siamo moltissimi, poi cominciamo a conoscerci tutti come un'associazione segreta, però si viene coinvolti quando si parla di sirene. E ovviamente perché si ha un occhio attento a tutte le volte in cui si legge di sirene. Allora io per esempio stamattina, mentre mi tagliavo i capelli, leggevo Il Mattino e sul Mattino c'era notizia di un premio Sirena d'Oro dato a un olio campano. Allora, la connessione fra la sirena e l'olio può essere cercata, si trova tutto in genere. E però l'altro giorno, per esempio, questo l'ho portato, sul Corriere c'era questa pagina Sirenette in piscina, cioè questa ragazza che ha giustamente pensato di fare dei corsi per bambini, e questo mi consente di dire subito, se io facessi un test fra le persone presenti e direi descrivetemi immediatamente la sirena, io direi che l'80% direbbe la sirena è una figura metà femminile con coda di pesce. Ecco, questo adesso, cercando di fare una cosa stranissima per i miti, ma anche in genere per la vita, cioè parlare di qualcosa senza tener presente quello che è successo dopo questa cosa. Cioè nel nostro presente si accumulano ovviamente tutte le notizie della nostra vita, è difficile riuscire ad astrarsi e dire che cosa pensavo precisamente a 7 anni su questo tema, perché ovviamente ci sarà tutto l'accumulo di quello che è venuto dopo. Allora il tentativo è quello di dire, provate a cancellare dalla vostra mente tutto quello che sapete o pensate di sapere sulle sirene e cercate di ascoltare con questa, diciamo, tabula rasa i versi di Omero, perché tutto parte, almeno per quello che conosciamo noi, da lì, cioè dal momento in cui questo poeta o una serie di poeti immagina questo guerriero eroe che sta tornando dalla vittoria contro i troiani. Il ritorno è molto complicato, a un certo punto arriva da Circe e Circe sa che lui deve compiere le ultime tappe e gli dice i pericoli che affronterà. Ma tutto questo noi lo sentiamo dalla voce stessa del protagonista, perché questo protagonista, che naturalmente è Ulisseo o Odisseo, come lo volete chiamare, è arrivato finalmente all'isola dei Feaci, una popolazione felicissima che diciamo, non ha problemi di economia né problemi di agricoltura, ha un governo monarchico ma democratico, perché sono tutti presenti e ascoltano. Questo eroe finalmente racconta la sua storia e quindi in questa fase dell'Odissea sentiamo da Ulisse o Odisseo il racconto delle sue avventure. Nel racconto c'è appunto il ricordo che quando era da Circe, a un certo momento Circe gli ha detto, leggo l'Odissea nella traduzione metrica di Daniele Ventre, che è un professore napoletano a cui sono molto legato, sia a Daniele che alla traduzione. Allora dice Circe queste parole: raggiungerai le sirene da prima, coloro che a tutti gli uomini tessono incanti, a chiunque giunga da loro, ed a colui che da ignaro le accosta, a chi ascolta la voce delle sirene, non più la consorte e i teneri nati, quando ritorna alla patria, s'appressano e intorno sono lieti. No, le sirene gli tessono incanti con voce sonora, standosi assise su un prato, e gran mucchio di ossa è d'intorno, d'uomini in putrefazione, e se ne disfanno le carni. Dunque oltrepassa, le sciogli la cera che è dolce di miele, pura con essa ai compagni le orecchie, nessuno le ascolti di tutti gli altri, però se tu le volessi ascoltare, essi t'avvincano mani e piedi nell'agile nave, ritto alla base dell'albero, e siano ben stretti i legami, sicché tu goda ascoltando il cantare delle sirene. E se implorassi i compagni e imponessi di liberarti, essi ti stringono allora in vincoli ancora più saldi.
Ecco, questa è la prima apparizione delle sirene, per quello che noi possiamo pensare, per quello che noi sappiamo, nella letteratura mondiale europea. Se ci mettiamo un attimo nei panni del pubblico che ascoltava la Edo che pronunziava questi versi, è probabile che questo nome Seirenes evocasse nella mente degli ascoltatori qualche racconto che circolava. È probabile che chi ascoltava già sentiva sirene e immaginava, conosceva, ma noi questo non lo sappiamo, quindi dobbiamo affidarci semplicemente a questo. Allora, come avete visto, c'è un problema di lingua greca, non sappiamo se le sirene sono due o tre, perché viene usata una particolare forma che è il duale, ma che a volte, sapete come succede, c'è tutto il contrario di tutto, a volte si usa anche per il plurale, quindi non sappiamo se sono due o tre. Non vengono descritte, non sappiamo che forma hanno, stanno su un prato e canteranno, e poi le sentiremo cantare, ma non è questo l'importante. Da questa descrizione noi sappiamo che a un certo punto Circe dice a Ulisse che passerà davanti a un prato che ovviamente sarà su un'isola, e da questo prato si leverà un pericolo che lui dovrà scongiurare facendo questo e quest'altro. Allora, se noi conoscessimo solo questo, cominceremmo ad essere molto preoccupati di dire: ma Partenope dov'è in questa dimensione? Partenope è una di quelle sirene? E che forma aveva? E com'è che a un certo punto arriva Partenope? Ecco, per fare questo ci dobbiamo spostare di qualche secolo, arrivare per il terzo e il secondo secolo a.C., quindi 4-5 secoli, se vogliamo datare Omero. A un certo punto troviamo un poemetto di un autore molto oscuro, perché è difficile da tradurre, ovviamente per i suoi contemporanei forse era più chiaro, ma per i traduttori italiani e stranieri è molto difficile. Questo autore si chiama Licofrone, è un autore di Alessandria, ha lavorato anche nella biblioteca, quindi era uno che, come dire, come molti intellettuali saccheggiano i libri e poi casomai citano, però allora non c'era il copyright, quindi lui poteva utilizzare scritti di molti, infatti utilizza probabilmente degli scritti di alcuni storici. E cosa succede? Che anche in questo poemetto, che è lungo grosso modo sui 1400 versi, a metà proprio di questo poemetto, e questo poemetto è una sorta di profezia, di monologo di Cassandra. Cassandra, ricordate, era quella che profetizzava le disgrazie, si dice ancora, cioè, sei una Cassandra, in genere per le donne, cioè gli uomini non profetizzano disgrazie e le fanno direttamente, cioè senza dire. Posso, bellissimo, questo l'ho fatto per riscuotere ovviamente. È perché sempre le donne non se ne possono. Allora, a questo punto, in questa profezia che riguarda il ritorno da Troia, l'inizio anche ovviamente di alcuni contatti con la nuova realtà romana, eccetera, a metà proprio di questo poema, quindi sempre in una posizione molto, diciamo, importante, si parla di Ulisse, e vi leggo questa traduzione. Dico anche che il poemetto di Licofrone, che si chiama Alessandra, che è l'altro nome di Cassandra, Alessandra è colei che scaccia gli uomini, che mette a distanza gli uomini, è stato tradotto da Valeria Lanzara Gigante, che è una professoressa e una cara amica napoletana. Allora si dice: a un certo punto di Ulisse ucciderà poi le tre figlie del figlio di Teti. Quindi già questo dice: ma chi è il figlio? È il fiume Acheloo, che pare essere in alcuni racconti il padre delle sirene. Delle madri se ne dicono molte, quindi anche quello è un altro problema, che improntavano il loro canto alla voce melodiosa della madre, perché una delle possibili madri era una delle muse, quindi quella che sapeva cantare bene. Verranno giù dall'alto scoglio con un salto suicida e con le ali si immergeranno nel mare Tirreno, dove le trascinerà l'amaro filare del fato. Una di loro, rigettata dei frutti, l'accoglieranno la città di Falero e Iglanio, che con le sue correnti ne bagna la terra, e stiamo parlando della nostra. Là gli abitanti,
costruita alla tomba della fanciulla, con libagioni e sacrifici di buoi ogni anno renderanno onore a Partenope, la dea uccello. E poi lascio, perché così concludo subito questa parte. Allora, questo nome Partenope, che è un nome parlante perché è il nome che rappresenta intanto la Partenos, che è la Vergine, cioè colei che ha scelto di non seguire Venere, di non seguire i doni dell'amore, ma di vivere lontana dagli uomini. Questa è la scelta della Partenos, che ha ovviamente molte presenze nei miti greci, e poi ha un canto tipico della Vergine, quindi una modalità di voce che è tipica della Vergine. Compare qui questo nome, ma come compare? Ovviamente legata al nome delle sirene è Odisseo, ma c'è un accrescimento, come dire, di informazioni che evidentemente parte da Omero per arricchirlo, quello che succede nei racconti, nei miti. I miti hanno questa caratteristica di nascere in una certa situazione, in un certo contesto, di essere spesso legati a personaggi umani e divini che si mischiano fra loro, e poi vengono accolti da singole località, vengono ricantati, vengono rimodellati e vengono arricchiti fino a diventare addirittura irriconoscibili rispetto all'origine. Il mito delle sirene è particolarmente adatto a questo, perché se voi sentite Edipo, Edipo, come lo volete chiamare, quel mito grosso modo continua, Aiace continua. Le sirene no, le sirene sono un mito. Allora, ricapitolando, se noi dovessimo stare all'inizio delle nostre notizie sul mito, non potremmo parlare né di donne uccello né di donne pesce, cioè noi non abbiamo una descrizione, abbiamo solo un'indicazione di queste figure strane che hanno un trucco, cioè attirano coloro che passano. Dalle parole di Odisseo si capisce che che Circe dice questo è successo già altre volte, ci sono i teschi, le ossa in putrefazione, hanno questa capacità di ammaliare con il canto, di far perdere la dimensione del tempo. Poi nel canto si sentirà che loro cercano di far rimanere Ulisse parlandogli di lui, delle sue imprese, ma hanno questa capacità di far perdere la dimensione del tempo, per cui si dimentica la casa, si dimenticano i propri affetti e si rimane lì fin quando per consunzione si muore. E queste sono le sirene. Già con Licofrone ne abbiamo i tre nomi, perché poi abbiamo Leucosia e Ligea, che non a caso sbarcano nel Tirreno, però abbiamo una cosa abbastanza tremenda da digerire come partenopei, come diceva Totò, sono partenopeo e parte italiano, napoletano, io sono partenopeo e parte salernitano. Abbiamo da digerire, primo, il fatto che una di queste sirene, come dice Licofrone, in realtà si è suicidata. Che si è suicidata perché ha fallito nel suo tentativo di far rimanere Ulisse. È stata accolta dalle popolazioni, ma era sostanzialmente una creatura abbastanza pericolosa. E poi a un certo punto la vediamo elevata a dea fondatrice della città, a protettrice di una città, le fanno i giochi, con diciamo, una notizia storica che riguarda il V secolo a.C., questo è un mistero. Per non parlare poi dei cambiamenti di stato, di forma, che riguardano intanto l'essere una donna uccello, perché questo lo dirà poi Ovidio in un mito, ma Omero non ci dice assolutamente nulla, e poi addirittura diventare la donna pesce. Ecco, allora, siccome l'altra sera parlavamo a Bologna del libro di Paolo Magri su Napoli, io ho suggerito che in fondo la forma ibrida di Napoli, questo mai riuscire a risolvere che cosa è Napoli, si dice tutto il contrario di tutto, no, è contemporaneamente un ibrido, perché forse ha scelto di avere Partenope, una donna che si era suicidata perché non era riuscita a risolvere il suo, diciamo, la sua affermazione di donna del mito. Quindi diciamo siete, perché io sono salernitano, quindi vi tiro fuori, siete una città un po' messa male da questo punto di vista. Grazie.